Ciao amici di Valdo TV, oggi sono qui all'antica villa dei Cedri di Valdobbiadene in rappresentanza del coro Voce Splavis, una realtà nata più di 30 anni fa a Crocetta del Montello che vede circa una 25ina di persone che ha dato via oggi in questa villa appunto al Valdo Voce Slab. Cos'è il Valdo Voce Slab? Il Valdo Voce Slab è un laboratorio dove noi coristi ma anche gente proveniente da altri cori, anche da altre parti insomma del Veneto e non solo, parteciperanno qui oggi con due insegnanti a un corso per la vocalità. E nella mattina appunto c'è stata una conferenza insieme agli insegnanti, nel pomeriggio andremo a svolgere dei laboratori per essere appunto più consapevoli della nostra voce e usarla al meglio. Questa idea nasce dal fatto che il coro Voce Splavis 2 anni fa ha partecipato ad Arezzo alla Festa della Voce, per cui abbiamo pensato di portare un laboratorio simile a quello qui a Valdobbiadene. Questa giornata è già partita questa mattina con una conferenza dei due docenti Marco Barbon e Michele Morassut con tutti i partecipanti, dove hanno illustrato quali sono le caratteristiche del nostro corpo che servono per formare la voce o per far uscire la nostra voce. Nel pomeriggio il gruppo di partecipanti si dividerà e faremo 3 laboratori distinti, uno sulla vocalità, uno sulla postura ed uno sulla coralità. Questo evento nasce e parte un anno fa per l'impegno di tutti i coristi del coro Voce Splavis. Siamo partiti subito chiedendo all'amministrazione comunale, che ha dato subito la sua disposizione a venirci incontro e a metterci a disposizione i locali nei quali fare questo nostro laboratorio. In seguito abbiamo chiesto la collaborazione di alcune ditte locali, tra le quali Cantina Ciodet, l'osteria Ombra Longa, la cantina Dai Boret e l'assicurazione Unipolsai, che hanno dato la loro collaborazione e disponibilità nel sostenere questa nostra giornata. Siamo qui in compagnia di Michele, uno dei due insegnanti del corso, e allora parto subito chiedendoti come mai, cioè da come è nata questa passione per la musica e che cosa ne hai fatto della tua vita con la musica? Beh, la passione per la musica nasce troppi anni fa per poterla parlare, come insomma da ragazzo come per tanti. Si è poi evoluta in maniera anche diversa da quella che erano magari le idee iniziali, i sogni iniziali, ed è arrivata fino a questo punto dove nel mio piccolo cerco di aiutare le persone, artisti o anche non artisti professionisti, nell'uso della voce, nell'uso quotidiano della voce, appunto sia per una professione che magari anche non ha a che vedere con l'arte, oppure appunto per i cantanti, attori che hanno bisogno di imparare sempre di più e sempre meglio come mantenere la propria voce sana nel tempo. La passione nasce da molto piccolo, anzi ancora prima di nascere, perché mio papà è direttore di coro, è sempre stato direttore in ASAC e ha un coro tuttora attivo in cui ho cantato per diversi anni, quindi la passione principale è nata nel coro e quindi sentendo cantare i miei genitori e poi pian pianino cantando io stesso. Io sono pianista di formazione, diplomato, e un po' alla volta questa passione per la voce si è concretizzata anche in un percorso di studi scientifico-medico, quindi la logopedia, e anche un percorso artistico di sviluppo della voce come cantante, quindi sto cercando di unire, anzi già lo sto facendo, le 3 competenze, logopedica, artistica
artistica canora, diciamo, e direttoriale, per poter dare una visione, diciamo, a 360 gradi della voce ai coristi e ai musicisti che lavorano con me. Io sono grato al coro Voce Splavis che ha scelto Villa dei Cedri per questa giornata formativa. Per noi è importante perché Villa dei Cedri era e deve tornare ad essere il polo culturale non solo di Valdobbiadene. Qui in questi 4 anni si sono svolti eventi culturali, mostre, concerti, e questa giornata che dà la possibilità a molti appassionati della musica, del canto, di avere appunto una formazione importante, ma soprattutto per chi viene da fuori di godere di questa straordinaria Villa dei Cedri col suo parco, ecco, per noi è importante perché da qualche anno stiamo portando avanti un progetto di riqualificazione di Villa dei Cedri. Qui a fianco è già partito il cantiere per la pertinenza sud, all'interno della quale realizzeremo diciamo, a fine anno, i primi mesi del prossimo anno, un museo del paesaggio con la volontà di riportare Villa dei Cedri come appunto polo culturale. Ecco che eventi come questo ci permettono di mantenere l'attenzione su Villa dei Cedri, ma soprattutto di farla scoprire a chi venendo da fuori Valdobbiadene non ha mai avuto l'occasione per visitarla. Quindi davvero grazie a Coro Voce Splavis. Da questa giornata con il coro Voce Splavis è tutto, al prossimo servizio di Valdo TV.